fossero stati visti in molte occasioni nel passato, ad esempio durante l'assedio di Gerusalemme, al tempo delle crociate, quando apparvero alti nel cielo degli oggetti rotondi, i velivoli, come testimoniò un cavaliere cristiano, Willon Pericor, a volte si abbassavano tanto da impressionare i cavalli e da provocare una reazione da parte dei maomettani, che invano cercavano di attaccare queste cose volanti con le frecce e con le balestre, le baliste. Gli oggetti vennero descritti come due scudi messi uno sopra l'altro, che a volte passavano fulmineamente, a volte si fermavano immobili sulla città, oppure si circondavano di denso fumo, dando l'impressione di una grossa nube. Di notte gli stessi oggetti venivano osservati di color rosso, oppure si presentavano come grossi fasci di lucciole. Questo è il termine che venne usato dai cronisti dell'epoca, è qualcosa che fa riflettere particolarmente.